vorrei approfittare di questa occasione di oggi per fare un ragionamento su quello che è stata l'evoluzione, su quella che è stata l'evoluzione proprio storica di questi 70 anni, seppur in modo succinto, voi per approfondimenti c'è appunto il libro, o le domande dopo, sicuramente ci saranno delle domande, sono qui apposta per rispondervi. Però volevo fare tutto un ragionamento in modo poi di arrivare a questa tematica dell'Europa e dell'euro, che sono evidentemente due cose diverse, perché ci sono paesi europei che non hanno adottato l'euro e fanno parte dell'Unione Europea, e quindi le due cose non coincidono, però hanno un'ampia area di sovrapposizione, ovviamente, in modo di capire veramente, di cercare di capire veramente di che cosa stiamo parlando, non limitarsi a degli slogan che poi possono avere la loro funzione, la loro importanza, perché poi alla fine è chiaro che a livello di massa è importante trovare lo slogan giusto, potrebbe anche essere no euro per ipotesi, ma qui dentro mi auguro che si voglia conquistare una consapevolezza maggiore, perché io dico sempre che per questo mondo come sta andando adesso non è sostenibile e lo dimostrerò. Ma paradossalmente non è così difficile cambiarlo, e tuttavia è molto facile cambiare in peggio, che molte ricette, anche di coloro che sono contrari all'euro, potrebbero portarci ad una situazione peggiore dell'attuale. Quindi noi dobbiamo capire qual è il percorso e quindi il modello economico dietro il quale c'è una cultura, c'è una società, ci sono delle aspettative, soprattutto ci sono delle persone, che vada bene, che vadano bene. Questo è il, come dire, questa è l'ambizione che mi muove in questa mia, diciamo, missione divulgativa, perché se no è chiaro che sarebbe più facile trovare uno slogan, veicolarlo attraverso i mass media e quant'altro e poi fare dei cambiamenti alla cieca, rischiando, ripeto, di cambiare in peggio. Per esempio io nella mia amministrazione, che è quella appunto del lavoro, ho visto diversi cambiamenti, ma tutti in peggio, quindi non è detto che la riforma, il cambiamento apporti il miglioramento. Questo non vuol dire che dobbiamo tenerci quello che abbiamo, tutt'altro, come vedrete è tutt'altro dal mio messaggio, però vi invito a trovare un percorso di ragionamento in cui spero di essere utile per vedere quali sono le basi, le radici, eccetera. Prima tu parlavi dell'Europa e quindi adesso vediamo un attimo come i cambiamenti di modelli economici, ne abbiamo avuti quattro in questi 70 anni, si siano accompagnati con una visione dell'Europa e conseguentemente con una introduzione di questa moneta che era coerente con la cultura sottostante. Il primo periodo che io definisco di capitalismo espansivo, ovvero keynesiano, va dal 44 al 79. È un periodo, diciamo, che empiricamente definisco sostenibile, perché lo dimostra il fatto che sia durato 35 anni, che è un periodo piuttosto lungo. Vedremo che gli altri tre modelli capitalistici che si sono susseguiti avevano avuto o hanno una durata più breve, e conseguentemente anche a livello empirico, pratico, si rivelano non sostenibili perché crollati. Poi ci sono delle ragioni più teoriche, più sistemiche, le vedremo. In questo capitalismo espansivo fondamentalmente ha due caratteristiche, non ha solo queste due, ma fra le tante ha due caratteristiche importanti che poi sostanzialmente abbiamo perso in seguito. La prima è il riferimento alla cosiddetta regola aurea di Cambridge, che consiste nel definire la distribuzione dei guadagni di produttività. I guadagni di produttività sono l'aspetto principale delle nostre economie. Ora, secondo la cosiddetta regola di Cambridge, che grosso modo nell'ambito della cultura post-keynesiana,
i guadagni di produttività si dividono fra tre soggetti: i lavoratori, che quindi guadagnano di più ed escono dalla loro condizione di proletari, lo Stato, che attraverso le tasse aumenta la spesa pubblica per servizi sociali, istruzione, trasporti, sanità, così sgravando la classe media di queste spese che, e mettendola perciò in condizioni di spendere di più per consumi. E terzo, ovviamente, i proprietari, i cosiddetti capitalisti, i percettori di profitto, che sono la componente sacrificata durante questo 35 anno. Ma hanno un grande vantaggio i proprietari, che siccome aumentano le vendite, cioè è un capitalismo di mercato, è un capitalismo espansivo, è un capitalismo keynesiano, che tra l'altro si deve confrontare con, come si ricordava prima, con l'alternativa del socialismo reale. Durante questo periodo ancora c'era il cosiddetto comunismo, il cosiddetto socialismo reale. E allora, in buona sostanza, poiché il valore delle imprese dipende dai loro redditi futuri, il fatto di dare una parte dei guadagni di produttività ai lavoratori e una parte dei guadagni di produttività allo Stato, e quindi aumentare il consumismo attraverso l'aumento della spesa pubblica per i servizi che non sono più pagati dai privati, ma appunto dalla collettività, fa sì che le prospettive di vendita delle imprese aumentino. Quindi le imprese domandano lavoro, c'è più occupazione, questo accelera il processo dei consumi e via dicendo. Questa è la sostenibilità di questo capitalismo. Ora, i proprietari, come percettori di profitto, sono fortemente sacrificati. Keynes parlava, e lo ricordava sempre Nando Iorpolo, di eutanasia del rentier, cioè chi non lavorava non doveva più esistere nella società civile. Quindi il capitale era visto non tanto come un fattore produttivo, in questo c'era il collegamento con l'analisi marxiana dei fattori produttivi, perché secondo Sraffa, i neo-ricardiani, i ricardiani, eccetera, il fattore produttivo è uno solo, non è che c'è capitale e lavoro, c'è solo il lavoro. Il capitale serve strumentalmente per portare avanti i processi produttivi. Allora, in questa concezione, i proprietari non è tanto che non accettino livelli bassi di profitto netto, ovviamente, complessivo elevatissimo, ma viene distribuito, come sto dicendo, alla classe lavoratrice, alla classe media, allo Stato, e a loro gliene tocca poco. Ma hanno, dal punto di vista economico, il grandissimo vantaggio di vedere valorizzate le loro proprietà, le loro imprese. Il motivo per cui i proprietari si ribellano a questo tipo di capitalismo, che portava avanti la democrazia e quant'altro, è che si sentono un po' emarginati nell'ambito della società, in ambito politico, contano di meno dal punto di vista culturale, perché è una cultura, questa del 44-79, di tipo più manageriale, appunto, come sto dicendo, espansivo, basato sull'aumento delle vendite, non sulla riduzione dei costi. Quindi è una logica più macroeconomica e meno microeconomica. Cioè, si aveva la consapevolezza che se il singolo datore di lavoro pagava di meno i suoi collaboratori, realizzava un profitto maggiore. Però se tutti i datori di lavoro avessero potuto fare così, cioè pagare poco il lavoro, le vendite sarebbero diminuite e quindi il profitto sarebbe diminuito. Questo era il conflitto fra la micro e la macro. Fra la micro e la macro.